volta il liquido si è asciugato tutto, adesso la facciamo raffreddare aggiungendo un filo di olio in modo che non si attacchi. Amalgamiamo e la lasciamo raffreddare e dopo andremo ad aggiungere tutti gli ingredienti. La nostra pasta fredda è pronta. Gustosissima. Possiamo andare in tavola. Buon pranzo! Dani e Magic Cooker vi salutano e vi aspettano alla prossima video ricetta. Ciao ciao!